Oggi gelo alle mandorle. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui oggi. Oggi gelo alle mandorle, una ricetta buonissima e freschissima per l'estate. Poche parole, andiamolo a preparare. Ed ecco i nostri semplici ingredienti per il gelo di mandorle. 1 litro di latte di mandorle. Potete usare o quello che acquistate in brick già zuccherato, oppure un latte di mandorla naturale a cui aggiungerete dello zucchero a piacere, oppure, suggerisco, farvelo voi. Trovate il link della ricetta in info box, perché vi abbiamo fatto vedere come si fa il latte di mandorla ed è molto semplice. Fatelo! Poi 50-60 grammi di mandorle pelate, una stecchetta di cannella, della scorza di limone, 90 grammi di amido di mais o di frumento. Iniziamo subito. Versiamo all'interno di un frullatore il latte di mandorla. Per i siciliani potete utilizzare anche il latte di mandorla in panetto, e quello sarebbe veramente il migliore. Io infatti ho usato quello. E può essere che lo trovate anche nel resto d'Italia, non si sa mai. Può essere. Il latte di mandorla in panetto e poi seguite le indicazioni del panetto per farle. Adesso inseriamo anche le nostre mandorline per dare quel booster in più di cremosità. E frulliamo il tutto. In una pentola, io ne uso una abbastanza capiente, metto tutto l'amido e verso filtrandolo un po' di latte di mandorla, così. E faccio in modo che l'amido si incorpori senza fare grumi. Quindi a poco verso il rimanente latte di mandorla. Inseriamo la stecca di cannella e un pezzo di scorza di limone, che sia bio e che sia solo la parte colorata. Accendiamo la fonte di calore e mescoliamo finché non si addensa. Non appena addensa, giriamo, stacchiamo la fonte di calore, perché sennò comincia a schizzare da tutte le parti. Mescoliamo ben bene. Vedete che bello denso? Eliminiamo la cannella, la scorza di limone. Prepariamo le formine bagnandole. Una cosa che faccio io è variare le formine. Per due motivi. Innanzitutto un motivo estetico, così è bello servire tanti geli tutti differenti, ma anche un motivo pratico, perché non si sa mai, un tipo di formina dovesse trattenere il gelo dentro, o un'altra formina che invece me lo farà staccare se devo offrirlo ad ospiti. Comunque il gelo si stacca sempre. Lo dico perché io sto molto attenta. Ok, riempite tutte le formine e ponete in frigorifero per un 4 ore prima di servire. Noi ci vediamo per sformare la nostra formina e impiattarla. A dopo! Trascorse le nostre 3 orette, sformiamo i nostri budini. Ne ho preso uno per ogni formina, per vedere anche una differente forgia
Allora, questi rigidi sono i più facili da far sformare. Bello. Voilà. No, ma è troppo bello. Due mandorline. Questo. Prendi altre due mandorline. Vediamo se viene via. Con la stessa facilità. Io con questi di silicone ho sempre qualche problema in più. E infatti, non so perché, a me questi di silicone non fanno simpatia. Mi si sformano. E allora correggiamo un po' la formina così. Così proprio, veramente. Sembra un pupazzo di neve fatto un che cosa. Dai, va, cambia poi. Questo me lo mangio io, dai. E questa la formina che ha voluto Gabriele. Ah, è quella bella per le foto questa. Se si sforma è bella per le foto. Un paio di mandorline. Quello alto in silicone non ve lo consiglio perché viene un po' splattatino, vedete? Vabbè che ancora è da poco. Un pochino di neve che si sta sciogliendo. Magari l'indomani sforma meglio. Vabbè. Da noi sono passate solo 3 ore. Bene, andiamo a mangiare. Bene, no, andiamo a fotografare. Vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Visto com'è semplice farlo e gustarlo ancora di più. Mi raccomando, provatelo e fateci sapere cosa ne pensate. E noi ci rivediamo al prossimo video, sempre qui. Dove? Su Due Cuori e una Cappa, naturalmente. Sulle nostre tavole. Ciao. Ciao.